where you are, giving up the fight. Here I am, begging you to try. Talk to me, let me in. But you just put your wall back up again. Oh, when's it gonna end? How far do I have to go to make you understand? I wanna make this work so much it hurts, but I just can't keep on giving. Go on living with the way things are. So I'm gonna walk away, and it's up to you. What you want, what you need. Do you even care if I stay or leave? Oh, what's it gonna be? Tutti, è la Sagra di Torreselle, quest'anno compie i 40 anni di attività. Ovviamente io non posso parlare di tutti questi 40 anni, perché sono 2 anni che sono parroco qui di Torreselle, oltre che la parrocchia vicina di Levadano. È una sagra, cosa dire, non abbiamo grandi pretese, se non quella di offrire uno spazio per la nostra gente per trovarsi e stare un po' in allegria. Ovviamente con il supporto di un buon cibo, un po' di vino buono e altro, e qualche iniziativa. È tutto bello, si fa all'insegna della comunità. All'insegna della comunità, delle relazioni umane, della fraternità, dell'amicizia. E dal sacerdote abbiamo anche il primo cittadino, il sindaco. Buonasera sindaco. Buonasera a voi, buonasera ai telespettatori. Cesare Mason, sindaco di Piombino Dese. Che dire sindaco di questa festa chiamata la festa del Nespolo? La Sagra del Nespolo, la famosa Sagra del Nespolo, questa è la frazione di Torreselle, di Piombino Dese, dove tra l'altro è anche la mia frazione dove ci abito. Un gruppo di amici 40 anni fa si sono decisi, hanno fatto partire questa iniziativa proprio per dare per festeggiare la festa del patrono. Che di Santi Simone e Giuda, sì. Santi Simone e Giuda. Ma io vedo una bella partecipazione, è sempre così tutti gli anni, sindaco? Ma direi che questa sera è un po' ridotta, che tra l'altro questa è una festa dedicata agli sponsor e alle associazioni del territorio comunale. È comunque ben numerosa, perché le associazioni nel nostro territorio sono tantissime, sono quasi 47 e coinvolgono gran parte della popolazione in un'immensità di iniziative sul territorio. Ho notato qui la festa non ha musica. Sì, la festa non ha musica, è una sagra paesana tranquillissima, normale, dove ci si ritrova tra amici una volta all'anno, tra tutti gli amici che sono andati ad abitare o i compaesani che sono andati ad abitare all'esterno. È una cucina abbastanza semplice, aria tradizionale, è proprio un ritrovo tra amici. There's a chance I could change.
Noi prepariamo da 40 anni alcune specialità venete tradizionali, dopo cerchiamo di introdurre qualche piatto, qualche novità. Si va dal tradizionale baccalà alla vicentina, che da 40 anni le nostre donne ormai hanno 70 anni, fanno in modo tradizionale ed è, credo, riconosciuto. È una sagra paesana piccola e vengono prevalentemente, credo e spero, sia per amicizia, ma soprattutto perché riusciamo a cucinare quasi alla casalinga, e questo credo ci ha premiato nei 40 anni. Il grande forse sforzo dell'organizzazione è di quello di fare espresso, non ci vantiamo di non essere una cucina, però di riuscire a fare quasi prevalentemente espresso, forse è quello il segreto. Bene. Allora io direi una cosa, quante personale volontari siete più o meno qui? 72. Spero. Sì. Qualche mancanza, forse 70 quest'anno, cerchiamo di introdurre qualche forza nuova, che non è facile sul volontariato. There you are, giving up the fight. Here I am, begging you to try. Talk to me, let me in. But you just put your wall back up again. Oh.